Daniele Ferri Marini conoscerà oggi pomeriggio l'entità dell'infortunio alla coscia destra che ha rimediato mercoledì in Coppa Italia col Porto d'Ascoli. L'attaccante salterà di sicuro la sfida di campionato contro il Castelfidardo domenica alle 14:30, ma lui e la Samb sperano che il forfè sia circoscritto al prossimo impegno, anche perché pur non essendo al massimo l'ex Monterosi ha già dato il suo bel contributo con 2 gol dal dischetto. Una Samba coi soliti problemi di formazione, insomma, per l'esordio in campionato di mister Mauro Antonioli. Lulli si è rifermato di nuovo dopo il problema muscolare di metà ottobre a Nereto. Sempre indisponibili Fabretti e Kum, invece è rientrato l'attaccante Mendicino. Si prospetta ancora più complicata la sfida col Castelfidardo, reduce da 4 risultati utili consecutivi, bottino da 10 punti e capace in trasferta di vincere 3 partite su 4, l'unico in ciampo a Fano. Intanto, la notte scorsa gli ultras della Samb hanno ricordato con uno striscione l'anniversario del caso Luca Fanesi, il tifoso rossoblu rimasto gravemente ferito alla testa dopo la trasferta di Vicenza del 5 novembre 2017. Il caso è stato archiviato dal GIP nel 2019, con la famiglia di Fanesi che nel dicembre scorso si è rivolta alla Corte europea per i diritti dell'uomo, fin qui però senza esito. Si è fatto sentire pure il fratello Massimiliano, citando il filosofo Kant. Da ultimo, Vastese Samb di domenica 14 novembre è ritenuta gara a rischio dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale. Significa che la trasferta dei tifosi rossoblu potrebbe essere vietata. Una decisione definitiva verrà presa la prossima settimana, anche su indicazione della Prefettura di Chieti.